Canto nono, cerchio sesto, presso la porta della città di Ditte. Siamo qui, di fronte alla terribile città di Ditte. Dante infatti impallidisce, colto da grande paura, perché vede che i tentativi di Virgilio sono inutili, i diavoli non si fanno convincere. Mentre Dante ascolta le confortanti parole di Virgilio, è attento. Atterrito dall'apparizione sulla cima della torre delle tre furie infernali, figlie della notte e di Acheronte, spaventose, che fanno gesti di rabbia feroce e minacciano quel vivente che osa penetrare laggiù. Sono Megera, Aletto e Tersifone, le ancelle di Persefone, la regina del mondo dei morti. Le tre Megere, appunto, Alette e Tersifone, chiamano in aiuto Medusa, la quale con il suo sguardo può pietrificare chi la guarda. E infatti Virgilio copre immediatamente gli occhi di Dante, ma un grande rumore scuote le rive, annuncia l'arrivo di un messo celeste dal cielo che con una verghetta apre le porte di Ditte. Rimprovera i diavoli per la loro posizione e riparte veloce, senza parlare. Passata la porta, Dante vede come un vasto cimitero. Ovunque tombe infuocate, i coperchi sono alzati così che i loro lamenti si sentono. Sono gli eretici, eretici di ogni setta. Mi permetto di fare un'annotazione. La descrizione della vasta pianura che Dante vede la descrive come la pianura che va da Arli, Arles, Fuci del Rodano, a Pola, Chitalia chiude. Traccia, cioè, citando due famose necropoli, quei confini d'Italia che saranno poi invocati dal Risorgimento e ancora più dall'irredentismo. Quel color che viltà di fuor mi pinse, leggendo il duca mio tornare in volta, piuttosto dentro il suo novo ristrinse. Attento si fermò, com'uom che ascolta, che l'occhio non potea menare a lunga per l'aere nero e per la nebbia folta. Pur a noi converrà vincer la pugna, cominciò el, se non tal ne sofferse, oh quanto tarda a me ch'altri qui giunga. Io vidi ben, siccome i ricoperse, lo cominciar con l'altro che poi venne, che fur parole alle prime diverse, ma non di men paura il suo dir dienne, perch'io traeva la parola tronca forse a peggior sentenzia che non tenne. In questo fondo della trista conca discende mai alcun del primo grado che sol per pena alla speranza cionca? Questa question feci io e quei di rado incontra mi rispuose che di noi faccia il cammin alcun per qual io vado. Verè che l'altra fiata qua giù fui congiurato da quella eriton cruda che richiamava l'ombre ai corpi sui. Di poco era di me la carne nuda. Ella mi fece entrar dentro a quel muro per trarne un spirito del cerchio di Giuda. Quell'è il più basso loco e il più oscuro e il più lontan dal ciel che tutto gira. Ben so il cammin, però ti fa sicuro. Questa palude che il gran puzzo spira cigne d'intorno
la città dolente, u non potemo entrare omai, sanzira. E altro disse, ma non l'ho a mente, però che l'occhio m'avea tutto tratto ver l'alta torre alla cima rovente, dove in un punto furon dritte ratto tre furie infernal di sangue tinte, che membra femminine avieno e atto, e con idre verdissime eran cinte, serpentelli e ceraste avien per crine, onde le fiere tempie erano avvinte. E quei che ben conobbe le meschine della regina dell'eterno pianto, guarda, mi disse, le feroci erine, questa è Megera dal sinistro canto, quella che piange dal destro è Aletto, Tesifon è nel mezzo, e tacque a tanto. Con l'unghie si fendea ciascuna il petto, battiensi a palme e gridavan sì alto, chi mi strinsi al poeta per sospetto. Egnia Medusa, sì il farem di smalto, dicevan tutte riguardando in giuso, mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Volgiti indietro e tien lo viso chiuso, che se il Gorgon si mostra e tu il vedessi, nulla sarebbe di tornar mai suso. Così disse il maestro, ed egli stessi mi volse e non si tenne alle mie mani, che con le sue ancor non mi chiudessi. Oh, voi c'avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che s'asconde sotto il velame dei versi strani. E già venia su per le torbide onde un fracasso d'un suon pien di spavento, per cui tremavano amendue le sponde, non altrimenti fatto che d'un vento impetuoso per gli avversi ardori, che fier la selva e senza alcun rattento li rami schianta, batte e porta fuori. Dinanzi polveroso va superbo e fa fuggir le fiere e li pastori. Gli occhi mi sciolse e disse, or drizza il nerbo del viso su per quella schiuma antica, per indi ove quel fummo è più acerbo. Come le rane innanzi alla nimica biscia per l'acqua si dileguan tutte, finca la terra ciascuna s'abbica, vid'io più di mill'anime distrutte fuggir così dinanzi ad un ch'al passo passava stige con le piante asciutte. Dal volto rimovea quell'aere grasso, menando la sinistra innanzi spesso, e sol di quell'angoscia parea lasso. Ben m'accorsi che gli era da ciel messo, e volsimi al maestro, e quei fe segno chi stessi queto ed inchinassi adesso. Ahi, quanto mi parea pien di disdegno, venne alla porta e con una verghetta l'aperse, che non v'ebbe alcun ritegno. Oh, cacciati dal ciel, gente dispetta, cominciò egli in su l'orribil soglia, onde sta oltracotanza in voi s'alletta? Perché recalcitrate a quella voglia a cui non puote il fin mai esser mozzo, e che più volte va cresciuta d'oglia, che giova nelle fata dar di cozzo? Cerbero vostro, se ben vi ricorda,
ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda e non fe motto a noi, ma fe sembiante domo cui altra cura stringa e morda che quella di colui che è lì davante. E noi movemmo i piedi in ver la terra, sicuri appresso le parole sante. Dentro li entrammo senza alcuna guerra. E io, che avea di riguardar disio la condizion che tal fortezza serra, com'io fui dentro, l'occhio intorno invio. E veggio ad ogni man grande campagna piena di duolo e di tormento rio, siccome ad Arli, ove rodano stagna, siccome Pola, presso del Carnaro, ch'Italia chiude i suoi termini bagna, fanno i sepulcri tutti il loco varo, così facevan quivi d'ogni parte, salvo che il modo vera più amaro, che tra gli avelli fiamme erano sparte, per le quali eran sì del tutto accesi, che ferro più non chiede per un'arte. Tutti li lor coperchi eran sospesi, e fuor n'uscivan sì duri lamenti che ben parean di miseri ed offesi. E io: maestro, quai son quelle genti che seppellite dentro da quell'arche si fan sentir coi sospiri dolenti? Ed egli a me: qui son li eresi arche con lor seguaci d'ogni setta, e molto più che non credi son le tombe carche. Simile qui con simile è sepolto, e i monumenti son più e men caldi. E poi Calaman destra si fu volto, passammo tra i martiri e gli alti spaldi.